Dopo una settimana di festeggiamenti si ritorna a giocare questo campionato. Ieri è arrivato questo messaggio, lei ha detto vi darò delle comunicazioni in merito al futuro della squadra, della società. Possiamo anticipare qualcosa? Ma parleremo delle piattaforme, si è avuta anche l'idea di mettere all'interno delle piattaforme Crotone Passione, che è riferito a tutti i club che si apriranno sia in regione che fuori regione e anche all'estero. Siamo fieri. Adesso pensiamo se si aprirà un club a San Marco Argentano in provincia di Cosenza e se non mi sbaglio il 23 maggio saremo a San Marco. Come è partita già la piattaforma territorio, andiamo lunedì a Isola che c'è la festa con la squadra, andremo negli altri paesi dove ci hanno invitato e cercheremo tipo Mesoraca, San Giovanni in Fiore, tanti altri paesi, cercheremo di portare la squadra e fare questa promozione del nostro territorio che è bellissimo. I tifosi invece chiedono come si lavora per quanto riguarda il discorso per trattenere Ivan Juric. Juric ha detto che vi siete incontrati, avete bevuto e riso. Abbiamo bevuto e riso, ci rincontreremo bevendo e ridendo ancora, sperando poi alla fine di trovare sicuramente un accordo anche per il futuro. Senta, questo Crotone ha raggiunto l'obiettivo impensabile della Serie A, ora punta decisamente a vincerlo questo campionato. È normale che noi puntiamo a vincerlo, mancano due partite importanti, Trapani e Entella, cercheremo di concentrarci e portare quest'altro record in Calabria. Settimana si è incontrato col presidente della regione Calabria Mario Oliverio, oggi Mario Oliverio era presente in tribuna, ha preso degli impegni. Io devo ringraziare il governatore, uomo pragmatico, si sta muovendo per cercare di darci la possibilità per quest'estate di avere almeno a 16.000 posti lo stadio attuale e cercare anche di programmare lo stadio futuro del Crotone. Noi saremo fino almeno al 21, dove ci sarà la serata clou, una festa che faremo all'interno dello stadio, un bellissimo concerto e cercheremo di presentare anche gli ex calciatori che sono partiti dalla prima categoria con gli allenatori fino a oggi, quindi faremo un revival di questa società che è nata qualche anno prima del 92, però io e mio fratello l'abbiamo presa nel 92 e dal 92 in poi cercheremo di invitare chi ci ha dato una mano ad arrivare fino a oggi in questo stupendo campionato che è la Serie A.